You don't dress up in satin, you don't wear diamond rings, but I'm satisfied with you. And you look just like an angel, but you haven't got wings. I'm satisfied with you. I'd rather have you just the way that you are than trade you for somebody new. Maybe I could do better if I reached for a star. I'm satisfied with you. Un evento che non è facile organizzare perché il nostro centro storico, bellissimo di per sé, viene anche arricchito con tantissimi addobbi. Il vero problema è andare a rinnovarsi e inventarsi ogni anno. Abbiamo sicuramente superato la maggiore età, che è quella dei 18 anni, siamo arrivati ai 21, quindi qualcuno diceva si può votare al Senato. Noi stiamo andando avanti con delle idee, cercando di fare rete, di coinvolgere tanti altri comuni. Ai comuni di Corciano e di Manciano, che ormai sono storici, vengono qui da diversi anni, si è comunque associato il comune di Tolentino, il comune di Roseto Capospulico e anche la Camera di Commercio ellenica, per cui cerchiamo di promuovere quanto meglio il nostro territorio e sono orgoglioso di rappresentare una così grande realtà, un'associazione di volontariato puro, quella è la cosa essenziale, promuovere il territorio. C'è l'entroterra, c'è la sapienza dei nostri contadini, c'è un prodotto straordinario che è il nostro vino e non solo il vino. Questi appunto i punti fondamentali sui quali noi dobbiamo investire, sulla qualità del territorio, la difesa dell'ambiente, la diffusione, la conoscenza del nostro territorio, questo è l'aspetto sul quale dobbiamo investire. Noi dobbiamo imparare a raccontare bene il nostro territorio, perché raccontare una terra è la cosa più importante. Chi visita questo territorio conosce attraverso il racconto, vuol dire poi affezionarsi e tornare e scoprire una comunità. L'essere comunità vuol dire questo, vuol dire offrire un turismo che non è solo il mare d'agosto, ma è per tutto l'anno una comunità che sa accogliere il turista e lo fa sentire a casa, come noi cerchiamo di fare, insomma, ogni giorno, ogni anno. Ecco. Abbiamo parlato innanzitutto di un cambio di mentalità, che deve vederci sempre più orientati verso una rete consapevole per un territorio che deve essere continuato ad essere salvaguardato, ma soprattutto continuato ad essere valorizzato. Noi dobbiamo mettercela tutta e questa unione verso un'indicazione che ci porta verso nuove rotte dove terra e mare può fare la differenza sta a significare come effettivamente quanto abbiamo seminato e quanto stiamo cercando di fare non solo come GAL ma anche come rete consapevole di tutte le istituzioni e di tutti i portatori di interesse generali possono fare la differenza. Il mare e la terra unite, il pescato insieme ai prodotti dell'entroterra, perché la pesca non è più la Cenerentola, la pesca sta a rappresentare un valore aggiunto che è qualcosa di straordinario. Da sindaco di Gallipoli ho scelto di far parte di questo GAL che mette insieme la storia del nostro popolo di mare, la storia del nostro popolo dell'entroterra che va raccontata insieme in maniera condivisa e racconta la storia dei nostri padri e la capacità della mia generazione di innovare, modernizzare ciò che è stato per raccontarlo al mondo. Un percorso di sostenibilità è importantissimo per tutte le amministrazioni, per tutti i comuni, per questo territorio in generale. A rafforzare diciamo, l'idea che il turismo non può appartenere ad una sola comunità ma deve essere costruito in un gioco di squadra e quindi attraverso i GAL i sindaci lanciare una importante campagna di comunicazione e marketing coordinata dall'assessorato regionale
al turismo. Le scuole, ripartiamo dalle scuole perché ripartiamo dal futuro e l'investimento sul futuro che facciamo e quindi sui luoghi in cui si formano i nostri giovani. La partecipazione, bisogna tenere conto dei suggerimenti fatti dai sindaci e dagli amministratori che sono rappresentanti delle loro comunità e possono dirci quali scelte fare nei vari territori. But if I'm only dreaming, I never want to wait this time. I'm satisfied with